progetto nasce dalla constatazione del forte disagio emotivo che stanno vivendo i giovani, in particolare i bambini, in questo momento storico. E allora come Asia ci siamo chiesti che cosa possiamo offrire noi alle nuove generazioni. Possiamo offrire le grandi conoscenze e i valori che appartengono alla cultura tibetana, buddista, dalla quale veniamo come Asia. L'empatia, la compassione, l'interdipendenza, la consapevolezza che possono certamente aiutare i bambini a crescere in un modo più sano e appunto più consapevole. Nelle scuole abbiamo realizzato dei percorsi di Yantra Yoga Kumar Kumari, ideato specificamente per i bambini di età tra i 5 e i 12 anni da Chogyam Nankai Norbu. Durante la lezione noi non abbiamo detto mai il titolo, noi non abbiamo suggerito che adesso facciamo pace. Invece, attraverso questo cartellino qui, attraverso specialmente Kumar Kumar Yoga, hanno cominciato a sentire attraverso il respiro, movimenti, concentrazione. E sì, e soprattutto di trovare questa calma dentro, no? La possibilità di sapere che con questa esperienza possono avere un piccolo strumento per calmarsi in momenti in cui loro si sentono più agitati, ad esempio. E questa per me è proprio l'indicazione che questi corsi, lo yoga all'interno delle scuole, funziona tantissimo. Un altro percorso che stiamo sviluppando nelle scuole è emozioni a colori. Sono 8 incontri della durata di un'ora, durante i quali assieme ai bambini esploriamo le emozioni primarie, impariamo a relazionarci con le nostre emozioni in maniera più consapevole e più empatica, e poi non solo con le nostre emozioni, ma anche con le emozioni degli altri. E poi anche quando facciamo meditazione noi insegniamo ai bambini che cosa è più importante nella vita, più sulla compassione, consapevolezza, stare insieme come interdipendente, questa cosa. Quindi meditazione per iniziare è molto importante. Ci siamo rivolti anche ai docenti e stiamo realizzando dei percorsi teorico-esperienziali per loro. Un primo modulo è di yoga e quindi è un'occasione per prendere consapevolezza del proprio corpo, del proprio respiro. Poi c'è un modulo dedicato alle emozioni, alla gestione delle emozioni, e un ultimo modulo è quello dedicato alla comunicazione, in particolare alla comunicazione empatica, e quindi si parte dal prendere consapevolezza del proprio modo di comunicare, del proprio stile di comunicazione, e acquisire degli strumenti per entrare in connessione con l'altro, comunicando in un modo rispettoso di se stessi e degli altri. Avere un controllo delle emozioni, ma non significa reprimere le emozioni, esprimerle in una maniera forse più efficace, ma senza essere aggressivi, quindi trovare una positività anche in situazioni che possono risultare inizialmente complesse. È stato veramente molto interessante, mi è piaciuto tanto, soprattutto perché mi sono conosciuta meglio. Abbiamo anche organizzato delle visite guidate al Museo di Arte e Cultura Orientale di Arcidosso, il MACO, partendo dalle opere d'arte raffiguranti le divinità della compassione. Gli studenti sono stati accompagnati in un viaggio nella cultura tibetana. Ci sentiamo proiettati in un'altra cultura, una cultura che ci accoglie, che ci abbraccia, e ci sentiamo veramente vicini gli uni agli altri.
anche per conoscere nuove culture, per aiutarci con la religione buddista. Secondo me è molto bello il fatto che possiamo conoscere ciò che ancora non conosciamo vivendo in Italia. Il progetto si conclude con una conferenza interreligiosa rivolta alla società civile in generale sul tema del disarmo interiore. Io posso soltanto andare verso essere pace, non posso mirare alla pace senza incarnarla. Sarebbe delegare agli altri, siate d'accordo con me. Sono io che posso soltanto coltivare questa capacità di fornire un terreno in cui l'incontro sia un incontro di pace. Samba